Carissimi amici e amiche, do a tutti quanti il ben testimonianza di Gloria Polo. Sono stato alle porte degli inferi e dell'inferno. Io ho leggermente modificato il titolo della sua testimonianza, che in realtà direbbe sono state le porte del cielo e dell'inferno. Volevo avvertire che da questa puntata, diciamo che proseguo la lettura dall'ultimissima versione aggiornatissima e edita molto molto di recente della testimonianza della dottoressa Polo, che mi ha detto il curatore della edizione che è l'unica che lei ha proprio rivisto e sottoscritto al 100%, quindi non è semplicemente una traduzione, diciamo così, non autorizzata, ma proprio rivista da lei. E quindi probabilmente ci sarà qualche piccola ripetizione, perché non è stata soltanto una testimonianza rivista, ma è anche ampliata nel contenuto e ci sono delle cose abbastanza belle. Salto chiaramente qualche cosa che abbiamo già visto nella volta scorsa. E diciamo che riparto da quella che è il primo ritorno alla coscienza. Sicuramente abbiamo già visto qualcosa e perdono se chiedo perdono se ci sarà qualche piccola ripetizione, però mi ha proprio contattato l'editore, che tra l'altro conosco, e mi ha suggerito dato che ero proprio all'inizio, di resettare subito e di proseguire il ciclo con questa testimonianza ultima, riveduta, aggiornata, corretta e soprattutto autorizzata. Quindi mi trovo, faccio vedere per chi vede il video, questo è il testo, l'ultimo che è uscito, questo qui. Dietro c'è l'immagine della dottoressa Polo e sotto del curatore della pubblicazione, che è appunto il dottor Flaviano Patrizi. Quindi riprendo la lettura da quella che è pagina 13 di questo libretto, che porta come titolo Il primo ritorno alla coscienza. Da 2 ore ormai il mio corpo era a terra. Mi venne detto da mio marito che non potemmo essere soccorsi con più tempestività perché si attese che la zona circostante ai nostri corpi si scaricasse di elettricità. Parte di queste cose le abbiamo già udite nella puntata precedente, la quale avrebbe potuto folgorare i soccorritori. Il medico internista Nairo Cano, di guardia presso l'infermeria dell'Università Nazionale, distante poche decine di metri dal luogo dell'incidente, appena mi raggiunse, mi trasportò alla suddetta infermeria e tentò le manovre rianimative con l'ausilio di un defibrillatore. Per 3 o 4 minuti le manovre risultarono inutili, ma poi inaspettatamente il mio cuore riprese a battere con ritmo perfusivo. Udii i medici esclamare: "È un miracolo, è un miracolo, sta riprendendosi." Queste cose le abbiamo già accennate la volta scorsa. Fu un vero e proprio trauma rientrare nel mio corpo. Mentre il dottor Nairo eseguiva le manovre rianimative sul mio corpo, io stavo scendendo verso di esso e lo vedevo dall'alto. Quando poggiai le estremità della mia anima sulla testa del mio corpo esanime, sentii come un violento risucchio che mi introdusse nel mio corpo. Sobbalzai come una palla, presi coscienza e iniziai a provare l'impressionante dolore di un corpo bruciato dall'elettricità di un fulmine. Ancora più intenso di questo dolore fisico fu però quello che provai a causa della mia vanità, privata dell'integrità di quel mio bel corpo al quale avevo sacrificato tanto tempo e denaro. Quando si stava decidendo in quale ospedale portarmi, non venne in mente a mio marito, ancora tramortito dall'incidente, di dire che avevo diritto ad essere assistita presso la clinica pubblica San Pedro Claver, convenzionata con il Seguro Sociale. Venni allora trasportata in ambulanza, l'unico ospedale che ci aveva garantito un letto nel proprio reparto grandi ustionati, l'ospedale pubblico Simon Bolivar, che
non era, che era molto distante dal luogo dell'incidente. In ambulanza con me venne il medico Nairo Cano, che durante il tragitto mi fece sapere che ero stato colpito da un fulmine. Mio marito Luis Fernando dovette rimanere a disposizione della fiscalia per la rimozione del cadavere di mio nipote Olvar Eduardo. Non mi era stato ancora detto che Olvar Eduardo era morto e nel mio tremendo dolore fisico non riuscii a realizzare che se lo avevo visto entrare nel giardino paradisiaco era segno che fosse passato a miglior vita. Questo lo ricorderemo, no? Lei prima ha visto le porte del paradiso, ecco perché si chiama così, non le porte del cielo e dell'inferno, dove stava entrando il nipote e lei però no. Ecco. Quando arrivavamo all'ospedale Simon Bolivar non vi era però posto per me. Se non fosse stato per l'interessamento del medico Nairo Cano, i barellieri mi avrebbero addirittura adagiato su due lenzuola steso a terra, pur sapendo che per le mie ustioni diffuse mi avrebbero esposto al rischio di infezione e morte. Venni dunque messa su di una barella, ma dovetti comunque attendere ore un intervento del medico che alla fine non mi fu prestato. Fu un tempo di attesa straziante e disperante. Oggi mi rendo meglio conto che quei poveri medici, tra tanti feriti, non poterono darmi la precedenza, essendo io quella con meno possibilità di sopravvivenza. Avrebbero forse potuto lasciare i pazienti colpiti da infarto o quelli versanti in condizioni anche più gravi delle mie, ma con maggiori possibilità di sopravvivenza se presi in tempo? Mentre sperimentavo l'abbandono più totale, vidi però chinato su di me Gesù. Con infinita tenerezza sollevò la mia testa dolorante. Mi mise sotto il suo braccio, a mo' di guanciale, e mi accarezzò il volto con l'altra mano. Credetti di essere vittima di allucinazioni. Chiusi allora gli occhi, provando a bloccare l'allucinazione, ma quando li riaprii, era ancora lì. Ripetei l'operazione diverse volte, ma ogni volta che riaprivo gli occhi, ritornavo a vederlo lì accanto a me. Quando Gesù vide in me un'attenzione sufficiente per ascoltarlo, mi disse, guardandomi pieno di amore: ascoltami, piccola mia, stai per morire. Sentiti bisognosa della mia misericordia. Chiusi gli occhi e dissi: misericordia, misericordia, ma non ero convinta della mia invocazione, perché mi credevi innocente. Pur cercando di dare il giusto peso alle parole dettemi da Gesù, non riuscii a trovare in me alcuna colpa e alcun pentimento. Ma tu, vedete, avevo cioè perduto attenzione, la coscienza del peccato. Mi rimase però la convinzione che sarei morta di lì a poco. Vedete che si vede che questa testimonianza è proprio rivista e curata da lei in persona. Questo particolare, la volta scorsa, a meno che il mio Alzheimer non faccia scherzi, io non lo ricordo. Speriamo che non ci sia, se no facciamo pure questa brutta figura. Non lo ricordo però. È impressionante vedere, io sinceramente ogni volta che sto dinanzi a queste cose, prego tanto il Signore. Avevo perduto la coscienza del peccato e insomma lei ce n'aveva anche alcuni abbastanza grossi, come già avremo cominciato un pochino a ricordare, no? Ricorderemo per esempio la volta scorsa il culto del corpo, la spirale che portava dentro di sé, non voglio anticipare, ne vedremo altri, ma grossi quanto una casa. Quindi per questo è importantissimo. Credo che questo sia uno dei motivi per cui il Signore mi sta facendo fare quello che sto facendo da tanti anni, che si torni a predicare bene sui 10 comandamenti. Bene. Io mi imbarcherò nella fatica di aggiornare, lo sto già facendo, l'antico libro sui 10 comandamenti, che è un antichissimo ciclo di articoli. Non fa niente se mi costerà fatica, ma lo devo fare, perché le coscienze hanno bisogno di essere svegliate. Ricordo che non a caso la Chiesa ci fa ripetere
quando ci presentiamo al cospetto di Dio, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, queste cose, voi vi immaginate se la Chiesa ci facesse dire una bugia, ma possiamo al cospetto di Dio mentire? Quindi se tu non li vedi, i molti peccati in pensieri, parole, opere ed omissioni, ti devi addolorare. Perché non è che non ci sono, è che tu non sei in grado di riconoscerli. È un guaio grosso questo qui, perché quando non li riconosciamo siamo superbi. O a volte, sapete chi è che non riconosce i peccati? Sono le coscienze scrupolose, perché la coscienza scrupolosa, che è un grosso problema, vede il male dove non c'è, ingigantisce quel poco che c'è e non vede l'altro che c'è. Guaio, eh. Allora, abbiamo tutti quanti bisogno di essere aiutati. Pensate che l'offertorio della messa antica, un gioiello che a mio avviso non andava assolutamente disperso, lo dico proprio con la massima, come dire, libertà e convinzione, metteva nelle bocche del sacerdote: Suscipe Sancte Pater, Onnipotenza Eterna, Deus, Sancti Immacolata, Mostiam, Quam Ego, Indignus, Famulus, Tu, Soffero, Tibite, Vivo et Mero. Vivo et vero, attenzione alle scritte: proinnumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentiis meis et proonibus circumstantibus, cioè per innumerevoli peccati, offese e negligenze mie e di tutti i presenti, che c'erano pure loro. Innumerabilibus, dice un salmo, chi mi vede nel video, sono più dei capelli del mio capo. Ovviamente del capo di una persona che dentro lo stesso che sul capo i capelli ce l'ha e tanti. Ecco, pensiamo alle donne ipervanitose per i capelli, che hanno sempre tanti capelli e che vabbè, ok, più dei capelli del mio capo. Ecco, quindi questo è un aspetto importantissimo, è una delle chiavi di lettura, è il motivo per cui Nostro Signore ha fatto fare questa testimonianza a Gloria Polo, perché ci sono molti che stanno come lei, cioè molti che se morissero se ne andrebbero all'inferno e stanno tranquilli, sereni e gioiosi come se niente fosse. Figlioli miei cari, cioè l'eterna dannazione è un problema serio, non è una cosa da niente, perché una volta che stai lì è la fine, sei morto. Non è che dici, ah, adesso me ne accorgo, torniamo indietro. No, no, lì è troppo tardi. Proseguo la lettura. Mi ricordai degli anelli di diamante che portavo alle dita. Anelli che alla mia morte, nel migliore dei casi, sarebbero stati tagliati e consegnati a mio marito, ma avrebbero perso valore. Nella peggiore delle ipotesi invece sarebbero stati rubati. A causa della difficile situazione economica che stava passando la mia famiglia, mi sentii in dovere di togliermeli al fine di avere più possibilità di conservarli per i miei figli. Più li tiravo e più le dita mi si gonfiavano e sentivo la puzza della mia carne bruciata, ma ero disposto a togliermi a qualsiasi costo. Vedete a che pensa in quel frangente, a togliersi gli anelli di diamante, no? Vi riuscii, sebbene avessi dovuto strappare brandelli di carne e avessi rischiato di svenire dal dolore. Pensate, avessi avuto la stessa de determinazione a collaborare alla salvezza della mia anima, se lo dice da sola. Quando giunse mio cognato Javier, potei tirare un sospiro di sollievo e glieli consegnai. Meno male che era medico ed era abituato a vedere certe ferite, altrimenti li avrebbe buttati via schifato al vederli incrostati dei miei tessuti cutanei bruciati. Dagli a Luis Fernando e di alle mie sorelle che custodiscano i miei poveri figli, rimarranno orfani della loro mamma. Javier, non supererò questo incidente, morirò. Ancora stavo attendendo un intervento medico quando, per interessamento della mia segretaria, venni portata d'urgenza alla clinica San Pedro Claver. Qui mi introdussero subito in sala operatoria, dove il chirurgo Mario Daniels era pronto per l'operazione di lavaggio e sbrigliamento chirurgico. Vabbè, qui c'è una. Ecco,
specificazione, no, di che cos'è lo sbrigliamento, ma non credo che interessi granché, no? Mentre mi stavano dando l'anestesia per raschiarmi i tessuti bruciati, subì un nuovo arresto cardiaco. I medici riuscirono a far riprendere il mio battito cardiaco spontaneo, ma viste le mie condizioni estremamente critiche, proposero ai miei familiari di considerare la possibilità di non connettermi all'unità di terapia intensiva, così da abbreviare il mio processo agonico. Se l'avessero chiesto a me mentre ero nel mio corpo, io avrei scelto l'eutanasia, che difendevo come diritto a morire degnamente. Anche di questo si parla, eh? Adesso faremo un altro pit stop. Grazie a Dio, mia sorella minore Cristina, dottoressa, si oppose agli altri medici dicendo che non dovevano sostituirsi a Dio e che avrebbero dovuto sottopormi a tutte le terapie necessarie, evitando solo quelle che sarebbero state accanimento terapeutico. Il giorno successivo, 6 maggio 1995, mi praticarono un nuovo lavaggio delle gambe e mi sottoposero ad un'operazione di fasciotomia degli arti inferiori. Altra operazione descritta in nota, ma ce lo risparmiamo. Essendo poi entrata in stato di insufficienza respiratoria, mi trasferirono dalla clinica San Predo Claverdi Bogotà alla clinica assistita, dove rimasi in coma profondo, tensione, per 3 giorni, connessa al respiratore artificiale, ma non al macchinario per la dialisi, che ha lo scopo di supplire alla funzione renale, perché dai medici considerata un inutile accanimento terapeutico, nel mio caso specifico, data la mia situazione clinica, scusate, di deterioramento multisistemico che mi faceva da loro ritenere ormai spacciata. E in questo contesto di coma andiamo a vedere che succede. Seconda esperienza mistica, uscita dal corpo. Quando subii in sala operatoria l'arresto cardiaco, mi ritrovai immediatamente fuori dal corpo. Provai immediatamente una piacevole sensazione di sollievo dai dolori fisici, sebbene tutti i miei sensi si erano acutizzati. Vidi il chirurgo e gli altri operatori sanitari intorno al mio corpo indaffarati a rianimarmi. Fu desolante vedere le mie gambe così mal ridotte. Quanto sudore ho sprecato in ginnastica aerobica per scolpirle, e alla fine, guarda lì, ho 2 tizzoni al posto delle gambe. Allora, mi fermo perché qui adesso poi apro un altro argomento. Allora, la prima cosa importante. Ai fautori dell'eutanasia e di altre stupidaggini del genere. Numero uno, questa persona in coma vede e ascolta tutto quello che dicono gli astanti, vede addirittura se stessa. Quindi la testimonianza di Gloria Polo è molto importante perché certi signori che parlano di ciò che non sanno, perché i medici possono avere tante, tante cognizioni tecnico-scientifiche e competenze, ma che ne sanno di quello che succede all'interno di una persona quando sta in coma? A livello profondo, a livello spirituale, possono certamente dire, possono parlare con competenza delle funzioni organiche, della funzione vitale, di quello che è appunto oggetto di scienza medica, ma di queste cose che ne sanno? L'arroganza di certe posizioni scientifiche attuali è che questi esorbitano dall'ambito di competenza del loro mondo. Anche certi consigli che vengono dati, per esempio, a me me li riferiscono alle coppie. Tu non puoi avere più neanche un figlio, chiudi le tube. Ma che dici? Chiudi le tube. Chiudi le tube è un fatto moralmente gravissimo. Che dai questi? Come ti permetti di dare questi consigli? Cioè, o al limite di guarda che. Secondo la mia competenza scientifica, avere un figlio sarebbe molto pericoloso. Vedi di inventarti qualcosa, queste sono le prospettive, e poi la persona dovrà valutarle da un punto di vista morale, quali abbracciare, no? L'eutanasia è una cosa grave. Sia quando è decisa da altri, sia anche quando fosse decisa, il famoso testamento biologico,
da una dichiarazione fatta dalla persona. Qua, se mi dovessi trovare in queste condizioni, stacca la spina. Ma brutto grullo, ma chi te l'ha detto che quando sarai in quelle condizioni tu saresti d'accordo a staccare la spina e se ti si trovi messo male, cioè a farti mandare dritto all'inferno? Chi te l'ha detto adesso? Che ne sai tu di cosa succede in quelle condizioni? E poi l'inizio, dove prende, comincia a prendere coscienza, ore e ore a fare aerobica per scolpirmi le gambe, e adesso che ci ho fatto? Sono state tutte e due, sono diventate due tizzoni. Questo, io non lo so se qualcuno ci arriva, sapete che c'è un noto YouTuber molto simpatico che dice, l'avete capita? O ve la devo spiegare. Molto simpatico. Allora, come mai proprio quelle gambe che erano oggetto di tanta cura sono state fulminate? Sarà un caso? Io non rispondo perché il nostro Signore ci ha dato l'intelligenza, perché qualche domanda ce la facciamo. Se rispondo io è troppo facile, no? Lei in parte qui ha capito, no? Ok, andiamo avanti. La mia attenzione però fu attirata verso ciò che trasformò questa mia seconda esperienza extracorporea in qualcosa di talmente spaventoso da annullare la sensazione di sollievo dai dolori fisici che stavo provando. Vidi spuntare dalla parete della sala operatoria una folla. Questo l'abbiamo, ci siamo fermati qui la volta scorsa, però vedete come è più ricca la testimonianza, no? In apparenza erano persone normali, il loro sguardo però era carico, carico, carico di odio. Era terrificante, ma ancora più lo era il riconoscere in questi esseri che essi erano la personificazione dei miei peccati. Non confessati, peccati che commisi in seguito alla mia ultima confessione sacramentale ben fatta, avvenuta all'età di 13 anni. Questo è particolare interessantissimo. Quindi questa folla di esseri terrificanti erano i suoi peccati non confessati. Quindi se considerate che all'epoca dell'incidente avevo 36 anni, intuite facilmente in che stato peccaminoso si trovasse la mia anima. 23 anni di peccati non confessati significa. Quelle creature infernali che io percepivo come demoni venivano a cercare proprio me, venivano a presentarmi il conto dei peccati commessi per loro istigazione. Essendo io giunta nella mia vita terrena a ritenere che i demoni non, è, che i demoni, demoni non esistessero, essi avevano lavorato indisturbatamente ed efficacemente alla mia perdizione. La moneta del pagamento che venivano a riscuotere era la mia anima. Che spavento, che terrore quando mi vidi quasi accerchiata. In quel momento la mia capacità di uscire e rientrare nel mio corpo a piacimento, capacità appresa attraverso lo studio delle tecniche per l'acquisizione dei poteri psichici e spirituali, pure questa aveva fatto, non mi servì a niente quando provai a rientrare nel mio corpo. Il mio terrore indicibile divenne invincibile. Pure questo, non me lo ricordavo. Tecniche, dice, di acquisizione di poteri psichici e spirituali per uscire e rientrare nel corpo a piacimento. Presa dalla disperazione, proseguo la lettura, fuggii più veloce che potei nella speranza di trovare un nascondiglio tra le corsie dell'ospedale e scampare a quei demoni. Non mi accorsi nella mia fuga di aver attraversato la parete della sala operatoria. Di là da essa non trovai il corridoio, ma un vuoto nel quale precipitai e mentre cadevo vidi intorno a me come un carcere che si sviluppava in verticale, composto da un'infinità di nicchiette, di cellette simili a quelle degli alveari. Era come uno sterminato labirinto. All'interno delle celle vi erano migliaia e migliaia di persone. Ciò che vidi supera la mia capacità di comprensione.
Non dispongo nemmeno di un'immagine precisa che vi possa dare la sua esatta descrizione. Nelle cellette poste in alto vi era un numero sterminato di persone, illuminate da una luce sfolgorante e rivestite di luce. Gli lineamenti dei loro volti si perdevano nella loro brillantezza, perciò non fui in grado di distinguerli. Potei vedere la loro gioia nel pregare e glorificare Dio, ma non di cosa si stesse beando la loro vista. Per intuizione soprannaturale, compresi che la veste splendente di quelle anime era l'Eucaristia e che erano prossime all'ingresso in paradiso. Quindi attenzione, vabbè, lo dico dopo. Che gioia nello scorgere qui la mia mamma, Mariela Ortiz, defunta da alcuni anni. Quindi stavate la vista di queste anime, sono le anime purganti prossime al paradiso. Anche queste nelle cellette. Vede la mamma, defunta da alcuni anni. Anche lei era rivestita dell'agnello, cioè di tutte le eucaristie santamente ricevute nella sua vita terrena. Ed era semplicemente meravigliosa. In terra era stata sì un'umile donna priva di studi, ma era al contempo una adoratrice eucaristica. Aveva ben compreso che, così come la continuazione dell'ascolto di Dio udita nella Santa Messa stava nella sua meditazione, così il prolungamento della Santa Messa era l'adorazione eucaristica fuori della Messa. Lì, davanti al Santissimo Sacramento, fisicamente o spiritualmente, per grazia del Signore, era costantemente nella pienezza della presenza eterna di Dio, nella sua volontà, riempiendosi del suo amore e della sua eccelsa sapienza. La mia mamma riversava questo amore di cui si era riempita prima di tutto su Dio, dandogli culto, cioè ascoltando la sua parola, osservando i suoi comandamenti, ricevendo i sacramenti di salvezza, pregandolo, ringraziandolo e lodandolo per la sua provvidenza. Poi riversava questo amore sul prossimo, che amava come se stessa. Non si limitava ad amare con gioia chi la ricambiava, ma amava anche con dolore chi la scacciava, cioè i suoi nemici. E il primo dei suoi nemici era suo marito, un povero ubriaco, maschilista, violento e adultero seriale. Finisco, perché dopo qui possiamo fermarci mezz'ora. Mia mamma avrebbe avuto diverse ragioni giustificative per ricorrere all'istituto della separazione. Istituto che pur salvaguardando, istituto canonico, che pur salvaguardando il vincolo sacramentale matrimoniale, le avrebbe consentito di liberarsi temporaneamente o definitivamente della vita coniugale. Non seguì questa legittima e ordinaria via prudenziale di tutela sua e della prole, via seguita da santi, anche da santi venerabili cattolici. Seguì invece la via straordinaria che il Signore le propose per mezzo di una visione. Un giorno volle confidarmela per farmi comprendere perché non si fosse già separata da mio papà e perché non lo avrebbe fatto nemmeno in futuro, nonostante i miei continui inviti a separarsi da mio papà. Figlia mia, il Signore ha permesso che vedessi la terra aprirsi e ingoiare tuo papà. Io la interruppi subito perché all'epoca non ero in grado di comprendere la portata di una tale confidenza. Mi sembrava il delirio mistico di una moglie frustrata, imprudente e incapace di tutelare se stessa e i propri figli. Guardate come ragionava questa, proprio come ragiona la stragrande maggioranza della gente adesso. Togliermi dall'imbarazzo mi burlai di lei: «Mamma, ma che ti fumi? Cambia spacciatore!» Ma lei continuò ferma il racconto della sua esperienza mistica. Io vidi Satana incatenare tuo papà. Sai cosa mi invitò a fare il Signore, figlia mia? Mi invitò a prendere la catena del rosario e a imbracare con essa il tuo papà. Da allora, pregando continuamente e quotidianamente il rosario mariano davanti al Santissimo Sacramento, lotto contro Satana. Lui tira tuo papà verso il basso e io glielo impedisco, opponendo una forza contraria. In più gli ottengo con la mia preghiera a Dio e il mio amore a Lui la grazia di dirigere il suo sguardo verso l'alto, verso il cuore di Gesù, affinché tuo papà, rimanendo affascinato dalla sua bellezza, voglia convertirsi a Lui. Ho una grande responsabilità, figlia mia, verso tuo papà e verso
voi figli. Qui faremo un lungo pit stop, eh? La mia mamma visse con doloroso amore e con una pace che solo lei comprendeva la fatica di allevare 7 figli, i quali, nonostante l'educazione da lei impartita, preferirono seguire le orme del proprio padre, divenendo alcolizzati, fumatori, festaioli e i maschi anche donnaioli. Io ero solito a schernirla per la sua rassegnazione pacifica a vivere con mio padre, dicendola: «Mamma, sei un'oca giuliva». Espressione originale, però, non è un'oca giuliva, qui c'è una nota, è «Usted no es mansa, sino mensa», che letteralmente si traduce in italiano con «Mamma, non sei mansueta, ma stupida». Ah, qui adesso facciamo un bel pit stop, eh? Come puoi addirittura dire di sentirti felici con la vita che ti ritrovi a dover vivere? Non comprendevo ciò che invece lì, in quel luogo spirituale ultraterreno, che in seguito identificai nel purgatorio, mi si stagliava luminoso ed evidente davanti ai miei occhi. La mia mamma possedeva il tesoro più prezioso che si possa scoprire qui in terra, l'amore di Cristo pulsante nel proprio cuore. Ecco perché, senza mai venire meno ai suoi doveri di moglie e di madre, riusciva a partecipare quotidianamente alla Santa Messa e aveva l'anima colma di pace e di amore. La sua perseverante preghiera e il suo eroico esempio di moglie e di madre ottennero non solo che anche io venissi concepita come quinta sua figlia dopo una pausa di 7 anni dalla sua precedente gravidanza, ma ottenne infine che dopo 38 anni mio padre si convertì. Allora, la storia della mamma di Gloria Polo abbiamo scoperto che non è molto differente da quella della beata Anna Maria Taigi, per chi la conosce. E qui impariamo anche un'altra cosa. Allora, quello che è lecito da un punto di vista canonico, qui sono citati in nota i canoni proprio anzitutto, canonicamente è lecita la separazione di fatto, che c'è sempre stata. Quindi interrompere la coabitazione per 2 motivi: o in caso di adulterio conclamato, quindi dimostrato, il coniuge innocente dice, per quanto dice il diritto canonico, per quanto si auspichi che l'innocente perdoni, però se non ha consentito, evidentemente all'adulterio lo ha causato, e per esempio c'è la tacita condonazione se il coniuge innocente continua a vivere come marito e moglie e si intrattiene in atti coniugali con il codice colpevole. Quindi, se invece il coniuge innocente vuole, può allontanarsi, quindi può allontanarsi e non è tenuto a convivere con l'altro coniuge. Lo può però mettere o richiamare, eccetto che col suo consenso abbia assunto uno stato incompatibile col matrimonio. Ok? Quindi si può fare. È lecito. Ma quando una persona comincia a entrare in una certa ottica, non tutto ciò che è lecito è anche la cosa maggiormente gradita a Dio. Qui il nostro Signore gliela fa conoscere alla madre per mezzo di un'esperienza soprannaturale. E qual è il punto? Tu te ne vai. E i tuoi figli? Tu te ne vai e soprattutto tuo marito andrà all'inferno. Per impedirlo, tu devi venire al posto tuo, di offrire le tue sofferenze e devi imbracarlo col rosario. Sei disposta? Ecco, vorrei proprio sapere oggi chi è che ha il coraggio di fare queste cose qui. O chi pensa come Gloria Polo, non sei mansueta ma sei stupida. È una donna che scegliesse di fare questa vita, povera, povera mente gatta, che cretina, eh. Bah, poteva andarsene via, almeno andarsene via. Non dico rifarsi una vita perché figura, una attenzione, un cattolico, una cattolica non si rifà una vita poi, eh.
Quindi interrompere la coabitazione non vuol dire fare la separazione legale che poi porta al divorzio e così poi convogliano a nuove nozze civili. No, no, né fare la separazione di fatto vuol dire così poi me ne vado a convivere con qualcun altro. Questi sono tutti gli altri peccati mortali di adulterio, tutti. Me ne vado, almeno sono finite le botte, sono finite le umiliazioni che questo se ne va a donna e poi me la sbatte in faccia dentro casa. E cose del genere, no? Povero ubriacone, maschilista, violento e adultero seriale. Quindi non è che ogni tanto, no, no, ogni spesso. Capiamo che cos'è la vita cristiana alla luce di queste testimonianze, no? Questa è la vita cristiana, quella che ha fatto questa donna. Quella gradita al Signore. Nonostante che i figli, e nonostante l'esempio avuto da questa santa donna, i figli, lei dice, hanno preso l'orme del padre. E invece lei, l'amore di Cristo, l'amore di Cristo. Abbiamo sentito, no? Che cos'è la vita cristiana? Come viveva la madre? Allora, sacramenti, preghiera, osservanza dei comandamenti, amore di Dio, ore Eucaristia, quindi ringraziamento, lode e dopo l'amore del prossimo, sia quello amabile, sia quello che gli aveva fatto del male. Ecco qua. Per la mamma di Gloria Polo sicuramente non c'erano bisogno di catechesi, sicuramente. Proseguo la lettura e ho fatto un pit stop breve, ma vi invito a riflettere anche sulle reazioni di Gloria Polo, su quello che dice. Tu te ne devi andare. Basta subire queste angherie. Che è sta vita? Vattene via. Non vidi mio papà insieme alla mia mamma, sto riprendendo a leggere, in quel punto altissimo del purgatorio. E non potei fermarmi con lei. Una forza mi faceva precipitare verso zone progressivamente sempre più tenebrose. Quindi lei ha visto, ma non poteva trattenersi. In esse vidi con mio immenso terrore persone deformate dai loro stessi peccati. Attenzione, deformate dai loro stessi peccati. Cioè il peccato ti fa diventare un mostro. Non i tormenti conseguenti al peccato, il peccato stesso ti fa diventare un mostro. In esse vidi, appunto, con mio immenso terrore, persone deformate dai loro stessi peccati. La superficie delle loro anime era completamente piena di bruciature e di fori deturpanti. Emanavano un orribile tanfo, nauseabondo, che saturava l'aria e me. Così sensibile ai cattivi odori, da togliere anche il respiro. Per tutta la vita terrena avevo profumato il mio corpo, eccone un'altra, con profumi costosissimi. Ma ora mi rendevo conto con orrore che la puzza più spaventosa usciva da me stessa. Era costituita da quei peccati che, presentatimisi in precedenza nella sala operatoria, erano ora dentro di me. Questo è l'altro modo di sprofumarsi. Ma che te sprofumi? Che sprofumi? I cristiani non usano i profumi, hanno altri profumi. Sapete cosa scrive San Paolo? No? Il profumo delle virtù di Cristo. Sapete perché l'olio più santo che c'è alla Chiesa è il crisma. Ci si mette dentro il profumo, lo sapete che ci si mette dentro il profumo, no? Quello che si usa nei sacramenti che non si possono ripetere.
Tutti ce l'avete addosso, quelli che stanno ascoltando, perché almeno due segni di crisma ce l'avete tutti. Battesimo e cresima. Quelli ce l'hanno tutti. Il sacerdote ce n'ha anche altri due, sulle mani. Perché noi dobbiamo mandare il profumo di Cristo, per quello non serve spendere i soldi per i profumi. Soldi completamente buttati. Mi vidi come un demonio. Come una bestia orribile, così come l'anima di mia madre appariva trasformata dalla carne dell'agnello, della quale si era alimentata per mezzo delle comunioni eucaristiche, io apparivo appestata dai vizi carnali. Sentite, eh? Il mio era un sudiciume che non periva, a differenza dello sporco comune. L'ebbra dell'anima aveva ricoperto questa di cancrene fetide, che l'avevano corrosa senza limite nel tempo. Vedevo che nei secoli dei secoli il vizioso impenitente ha la sua anima degna di Satana. Le cancrene erano vive, mi gridavano contro e mi deridevano. Non ci sono parole. Capite perché il nostro Signore ha detto io lo vedremo, ti rimando sulla terra perché tu racconti questa cosa mille, mille, mille volte? Anche se qualche tempo fa io ho sentito, inorridito, un comunicato di Gloria Polo come dire, annunciava una sospensione delle sue testimonianze perché a quanto pare, non so se il proprio vescovo o qualcun altro, aveva mosso alcune obiezioni. E lei chiaramente. Se un vescovo diceva una cosa del genere, non hai scelta. E questo sta in carico. Se io ricordo di averlo visto questo video qui, quindi tutte quante le testimonianze non date a causa di questa proibizione canonica, ah, stanno tutte quante sul carico di chi ha dato l'ordine. Forse sarebbe il caso di pensarci un po' prima di dare certi ordini, però per carità, poi rispetto pieno per chi. Allora, c'è un altro paragrafo, l'incontro con mio padre. Nauseata da me stessa, continuavo a precipitare, udendo delle laceranti grida che provenivano da un sottostante enorme bacino orribile e scurissimo, verso il quale mi dirigevo a grande velocità e dal quale scorgevo ergersi delle strane protuberanze a forma sferica e regolare, che si muovevano a scatti su se stesse. Faccio notare per inciso, ma neanche troppo, perché qui oggi stanno notando una serie di dottoroni che cominciano a dire: ah no, ma l'inferno non è un luogo, il purgatorio. Non, che, non, niente luoghi, è uno stato non meglio definito. Sia Dante Alighieri che la dottrina tradizionale, seguita da fiumi di dottori e teologi, San Tommaso d'Aquino compreso, hanno sempre pensato che l'inferno stesse sottoterra e che il purgatorio si trovasse nella parte superiore, cioè c'è l'inferno e poi c'è, ricordate la Divina Commedia, questo cono in basso e poi c'è la collina in alto, quindi sono contigui con una differenza abissale, perché nell'inferno ci stanno i dannati, nel purgatorio sono le anime sante che sono salvate, però nella parte più bassa del purgatorio, come hanno visto tantissimi mistici, c'è proprio confine con l'inferno, perché le anime maggiormente punite in purgatorio, proprio la massima punizione possibile, a detta di alcuni santi e mistici, è che non pensano di essere all'inferno. Cioè ci sono tutte quante le pene, non vedono Dio, c'è la pena del senso, vedono i demoni e non hanno la coscienza di essere salvati. Sono quelli proprio che noi diciamo nel parlare comune che si sono salvati per il rotto della cuffia. E poi si va scalando e procedendo fino a quelle celle bellissime, illuminanti, già sfolgoranti di luce, che è l'ultimo strato del purgatorio, quindi il purgatorio di Desiderio, dove non ci sono più le pene, e si è pronti. Prossimamente alla visione beatifica. Per incidenza, d'accordo?
Questa visione di Gloria Polo conferma ciò che la tradizione, possiamo dirla, della Chiesa aveva da sempre insegnato, proposto, formulato. Guardai meglio e mi accorsi che c'erano delle teste di persone, il cui corpo, quindi mentre andava immergendosi, era sommerso fino al collo nel fluido vischioso che riempiva il bacino. Le persone si contorcevano nel parossismo del dolore. Mamma mia, attenzione a questo. Ti credo che questo mi ha detto di prendere sto libro. Questo non l'ho mai sentito neanche quando avevo in parrocchia da me. Che cos'era questo liquido che gli faceva contorcere nel parossismo del dolore? Questa è una cosa un po' forte, eh? L'ho letto un attimo e ho preso un colpo. Per intuizione soprannaturale, compresi che quel fluido era sperma di eiaculazioni non sante, cioè avvenute fuori dell'ordine dato da Dio in rapporti sessuali extraconiugali. Ma guarda un po'. Come in vita queste persone erano state sommerse dalle loro segrete concupiscenze carnali, così ora le espiavano, sentite, rimanendo sommerse nello scarto dei loro amplessi adulterini, scarto che lasciava però manifesto il loro volto a loro vergogna. Questa mi è completamente nuova anche a me, figlioli miei cari, vi posso dire che... Chiaro? Si continuasse pure con certi registri a non praticare la castità matrimoniale ed extramatrimoniale. Capite come poi tutti i nodi tornano al pettine. Chi pratica la castità e la purezza non è un idiota, è uno che si risparmia queste cose. Non è uno che non vive. Ma guardate che si fa sicuro che si vive benissimo rimanendo puri nel corpo, con casto corpo e puro cuore. Si campa molto meglio. Che terribile angoscia provai quando vidi proprio lì il mio papà. Dove stava il papà? In mezzo a questi begli sguazzabugli. È chiaro che papà. Guillermo Polo che piangeva di vergogna e gridava di dolore. Papà, che ci fai qui? Figlia mia, l'adulterio, figlia mia, l'adulterio. Mio padre per quasi tutta la sua vita era stato un uomo adultero, di accentuata mentalità maschilista, e convinto che l'adulterio non fosse un peccato, ma un valore e un suo diritto naturale. Un valore perché l'adulterio gli permetteva di sfogare la sua libido, senza dover utilizzare la sua rispettabile signora che lui riteneva superiore alle altre donne del divertimento. Un diritto naturale perché discendente dalla sua innata natura focosa. In questa dimensione ultraterrena in cui tutto è misteriosamente presente, ciò che provocava in mio padre maggior tormento era la vista delle conseguenze dei suoi comportamenti adulterini sui suoi figli maschi. Vedere cioè che tutti si comportavano esattamente come lui. Questa è un'altra cosa terribile dell'altra vita, cioè che si vedono gli scandali che abbiamo dato, cioè i cattivi esempi imitati, e quindi tu vedi che sta commettendo un peccato che mi sta sulle spalle perché gliel'ho insegnato io, o lo ha fatto a causa mia. Quindi tutti i figli si comportavano come lui, trattenevano relazioni extraconiugali, sperperavano i soldi del mantenimento familiare nelle gozzoviglie, riducevano la propria famiglia in ristrettezze economiche, come chiunque si abbandona ai vizi, rincasavano completamente ubriachi, dopo giorni di gozzoviglie e di abdicazione a doveri familiari, e maltrattando per giunta i propri figli già provati dal temporaneo abbandono. Ogni volta che i miei fratelli facevano questo, mio padre piangeva e gridava di dolore.
Queste cose devono essere dette, figlioli miei cari. Devono essere dette ai quattro venti. Non gliele fanno più di allora. Ditele voi, ditele. Andate a raccontare in giro, comprate questo libro. Io ne ho fatte arrivare 100 copie l'anno scorso. Sono andate a Cuba, sono andate. Chiamate Flaviano Patrizi, fatevele mandare. Io ho avuto, per grazia di Dio, molte, molte, molte persone, molte, sì, che mi hanno ringraziato per avervi. Io sono semplicemente una tromba, io queste non sono cose, mi sto leggendo, quindi non sto facendo niente. Che però mi hanno ringraziato perché chi lo sa quante me ne sono risparmiate. Perché queste cose accadranno, eh. Non è che accadono soltanto al padre di Gloria Polo. Chiunque ha fatto queste cose, a questo va incontro. E non ci sono sconti né preferenze di persone per nessuno. Non ci sono figli dell'oca bianca dinanzi all'altissimo. Siamo tutti uguali. Per inciso, riprendo a leggere, l'uomo deve essere capo della casa, attenzione, ma non despota. Né della sposa né dei figli. Essere capofamiglia è una cosa. Essere despota è un'altra cosa. E nello stesso tempo deve essere il rema nel senso biblico della parola. Guai a quei padri che mancano al loro ufficio. Un bambino avrà l'infanzia segnata dal ricordo degli abusi subiti. E anche la restante vita, se non perdona, una volta divenuto adulto, da un padre ubriaco. Perché il bambino non è in grado di comprendere le richieste di scuse che il proprio padre gli rivolge una volta tornato sobrio. Non può un bambino. A causa del suo stato di essere in formazione, è connaturale al bambino percepire il padre come colui che deve provvedere, deve difenderlo, deve indirizzarlo. Un bambino questo percepisce e ha tutto il diritto di sentirlo e ha tutto il diritto di vederlo corrisposto. Il bambino sente che il padre deve provvedere e il padre deve provvedere, che deve difenderlo, il padre deve difenderlo, che deve indirizzarlo, il padre deve indirizzarlo. Il padre non può dunque che conformarsi a ciò se non vuole lo smarrimento dell'anima dei propri figli. Smarrimento che potrebbe essere anche mortale. Guardate che Padre Pio diceva, stava disperato, verrà una generazione di genitori incapaci di educare i propri figli, non vorrei essere nei panni dei vostri nipoti. Ci sono dei pastori che sono dei criminali, io lo dico senza nessuna remora, che con il loro cattivo esempio, con le loro cattive parole, trascinano le anime nell'inferno, ma ci sono anche dei genitori che sono dei criminali. Responsabili certamente della perdita delle anime dei figli. La vocazione al matrimonio è una cosa seria. Perché le anime dei figli stanno sulla coscienza dei genitori, in primis. E quello che possono fare i genitori non può essere supplito da nessuno. Io conosco delle situazioni che sono miracoli, non si sa da dove sono usciti fuori. Ma quelle sono usciti fuori con le ossa rotte, però. Ma per le situazioni che hanno vissuto, ne ho conosciute alcune. Ma queste sono eccezioni, perché se uno ha dei genitori depravati, cioè che abdicano completamente al loro ufficio educativo, e quello diventa un delinquente, oppure un depravato a sua volta, un debosciato, un peccatore di questa risma, come erano i figli del padre di Gloria Bor. Al genitore che disperde e uccide l'anima di un figlio, Dio, padrone e giudice di tutto ciò che è, con inesorabile verdetto, comminerà eterna pena, eterna pena. L'ho già detto che il santo curato d'Ars, andatelo a trovare le omelie. Ai genitori gli faceva certe lavate di capo che io mi sono messo paura quando le ho lette.
dicendo: guardate che stanno sul capo vostro, tutti quanti i peccati che fanno i figli vostri stanno a carico vostro, stanno. Perché siete voi che dovete dare l'esempio, voi che dovete preservarli dall'occasione di peccato, voi che dovete educarli, voi che dovete farne cittadini del cielo. Due volte lo promettono i genitori, al matrimonio e quando li battezzano. E a Dio non si fanno le promesse del marinaio. Quindi, eterna pena, e mio padre l'ha rischiata, si salvò perché, grazie alle preghiere di mia madre, si convertì 8 anni prima di morire, si confessò sacramentalmente e ricevette l'assoluzione. Gli fu tolto quindi il peccato e la correlata pena eterna. Avrebbe potuto anche evitarsi la pena che stava soffrendo in purgatorio, se avesse voluto fare qualcosa per riparare tutti i suoi disordini che il suo peccato aveva causato. Perché non è che la confessione è. Poi c'è purgatorio, purgatorio duro se tu non fai penitenza in questa vita. La mia mamma, illuminata come era dalla grazia divina, giustamente lo spronava ad esortare i loro figli ad abbandonare la via di peccato da lui indicatagli. Mio padre però rispondeva con impazienza, con ostinata insipienza: tesoro, lascia che godano della vita. Sono giovani, quando saranno vecchi cambieranno, cambieranno. Tu pensa un po'. Tu pensa un po'. Si condannò dunque ad espiare le sue colpe in purgatorio. E questa espiazione era enormemente più dura di quella che avrebbe sofferto in terra nel riparare il suo peccato. Io lo dico sempre ai penitenti, sempre. Beh, c'è nelle confessioni generali, dico: guarda, adesso facciamo un percorso penitenziale, che chiaramente, per quanto possa essere adeguato a una confessione generale, è sempre un gesto simbolico, perché non si possono dare oggi delle penitenze troppo impegnative. Tu però pensaci, e quando sarà finito questo piccolo percorso, vedi quello che devi fare. Ma te lo dico per il bene tuo, te lo dico, cioè, perché dopo io te lo devo dire, perché dopo, se una volta che starai in purgatorio, le anime del purgatorio non mandano le maledizioni, però un pensierino, cioè, perché non me l'ha detto? I padri e le madri che peccano verso i figli hanno bisogno, in ordine alla vita eterna, attenzione, dell'aiuto dei figli e del perdono dei figli per avere alleggerita la pena. Mentre piangendo continuò a precipitare, udì in lontananza mio padre pronunciare una commossa frase di gratitudine: grazie ai 38 anni di preghiera di quella santa donna che Dio mi affidò in sposa, mi salvai. 38 anni di preghiera, di angherie e di sofferenze. C'era una volta una pubblicità di quando ero bambino che diceva a Carosello: meditate gente, meditate. Ecco, stasera abbiamo avuto, credo, molto da meditare attraverso questi esempi. E con questo ci congediamo, dandoci appuntamento, se Dio vuole, alla prossima settimana. Questo ciclo di catechesi io farò il possibile, con tutti gli impegni che ho, perché mantenga rigorosamente la cadenza settimanale. Dio vi benedica e la Santa Vergine a tutti vi protegga.